ci troviamo nel cuore di Pieve di Soligo, esattamente sotto la sede del quotidiano del Piave. Siamo qui con un ospite d'eccezione, il presidente di Banca Prealpi, Carlo Antiga. Cominciamo dalla fine. Nel mese di maggio l'istituto di credito che lei presiede è stato insignito del Global Awards per il 2019 come miglior banca del Veneto per l'anno 2018. È un punto di arrivo o un punto di partenza? Direi che è un riconoscimento importante che viene fatto nei confronti di dei collaboratori che collaborano con Banca Prealpi, che in tutti questi anni hanno fatto un grandissimo lavoro di una direzione tecnica veramente eccezionale, e quindi è il riconoscimento di una squadra che in questi anni ha dato tantissimo, ma soprattutto non soltanto all'azienda in sé, ma ha dato anche tantissimo al territorio. E sono valori che vengono finalmente anche riconosciuti, e questo chiaramente mi ha fatto molto piacere. A proposito di Cin Cin e di Brindisi, la prossima settimana a Baku tutto il nostro territorio spera di farne uno veramente importante. Sappiamo che questa è un'opportunità non soltanto di tipo economico, perché chiaramente può portare un indotto importantissimo, è un'opportunità di tipo anche della conoscenza di queste terre. E soprattutto è un'opportunità che ci può dare una svolta anche in maniera stabile per il futuro. Quindi credo che in questo momento è importante che tutto il territorio, nella considerazione che non tutte le cose vanno benissimo, ma tutte le cose sono certamente perfettibili, e quindi in questo senso credo che sia importante che ci sia una squadra, la squadra di questo territorio, che vada con un certo entusiasmo anche incontro a questa esperienza nuova. Presidente, andiamo un po' sul personale. Ma lei in banca come ci è finito? Ci sono finito attraverso, diciamo così, la conoscenza dell'istituto in maniera continua, grazie anche alla mia attività. Lavoravo in uno studio tecnico e quindi era normale poter operare anche con l'istituto. Poi un po' alla volta mi sono cercato di conoscere come funzionavano le cose, mi sono fatto socio e da lì poi, con la conoscenza e tutto, c'è stata l'avventura di una presentazione come candidato e da lì poi lo conoscete. Però un presidente qualche hobby ce l'ha, e io uno l'ho già visto. Questo qua. Guardando le mani, queste sono le mani di un musicista. Diciamo, sono le mani di chi in qualche modo cerca di coltivare delle passioni, in questo caso la passione per la musica, per la chitarra, è una passione che ho sempre coltivato anche da piccolo, e che oggi, diciamo così, mi aiuta nei momenti soprattutto di grande tensione, perché credo che la musica sia sempre uno dei momenti più edificanti della personalità, nel momento in cui riesce ad farti riprendere il buon umore e soprattutto anche renderti sereno e rendere quindi questa vita ancora, ancora migliore. Un saluto a tutti i lettori di QDP News, mi raccomando, leggete QDP, perché veramente è una pagina importante del nostro territorio.